Salve a tutti ragazzi, bentornati su Cose dell'Altro Cinema. Oggi vi ho portato un ospite. Ti vuoi presentare da solo o ti presento io come se fossimo in TV? No, TV mi piace, la TV mi piace. Giuseppe Barile, porno attore, no. Che cosa fai in realtà? Mi occupo di reportage e documentari e da circa 4 anni. Mm-hmm. E questo mi porta a stare un po' in giro e a fare cose un po' strane. Ok, io l'ho conosciuto perché è anche un tastierista. Dopo lo metteremo alla prova per vedere se questa informazione è vera. Gli faremo suonare un accordo di Do maggiore e vediamo come se la cava. Eh? In triade, la famosa difficile triade. La difficilissima, e tra i musicisti è detta anche il triangolo mortale, questa triade, perché è difficile da eseguire. Zampa di rinoceronte. Cioè, molti lo fanno con il mignolo, il medio e l'anulare. Comunque, della mano destra. Attenzione, perché ho portato qui Giuseppe? Perché sostanzialmente a me piace anche parlare di videomaking, mi piace un po' esplorare la filosofia che c'è dietro un lavoro audiovisivo e non ho mai, perché io non lo faccio sostanzialmente, non ho mai trattato questo argomento, quindi volevo chiedere a te qual è l'approccio che hai con un argomento, cioè quando decidi di documentare qualcosa. Che cosa deve avere quel qualcosa per costringerti a documentarlo? Innanzitutto deve stimolarmi delle emozioni. Mm-hmm. E questa può sembrare veramente, no, la favola delle favole che ognuno vorrebbe avere sempre per sé. Però in realtà è una necessità quella di provare delle emozioni prima di raggiungere un posto. Quindi informarsi su un dato argomento, vedere se questo argomento suscita delle emozioni e sentire il bisogno di andare poi lì a vedere con i propri occhi, a sentire, a toccare con le proprie mani, ad annusare. Quindi l'emozione è alla base di tutto, anche a distanza. Ok. Quando tu ti approcci a un documentario, lo fai preparandoti, nel senso documentandoti prima? Lo fai con una base su cui partire, anche per non andare troppo impreparato, oppure ti piace farti violentare da quella realtà che stai documentando? Dipende un po', perché in alcune situazioni io so che andare in un dato posto mi permette di controllare un po' l'ambiente che ho intorno e quindi questo mi permette di prendermela con più calma, per fare riprese, per fare video, per parlare con le persone. In altre situazioni invece so che non potrò controllare l'ambiente, o almeno al 100%, e quindi mi lascio una percentuale di rischio, diciamo. E questo rischio è a 360 gradi, cioè potrebbe, la ripresa deve essere una, one shot, buona certo, la prima, certo. Perché non si può tornare casomai in questo posto, come è successo e parleremo di qualche posto, così, e quindi mi concedo una parte di rischio, però generalmente mi documento prima, approfonditamente, e a seconda dei casi cerco degli agganci anche sul posto, in zone casomai un pochettino più difficili, più pericolose. Però anche facendo questo è impossibile non lasciarsi comunque una percentuale di... Ovvio. Inaspettato, cosa succederà? Diciamo, che a volte è più o meno grande, diciamo. Allora, finora hai fatto dei lavori autoprodotti, cioè praticamente te sei pagato qualsiasi cosa tu. Esatto. E hanno avuto comunque un buon riscontro. Hai anche attirato l'attenzione di documentaristi di un certo prestigio, di un certo livello, e quindi penso che siano soddisfazioni. Però... A parte le soddisfazioni che possono essere queste, no? Quelle che danno un po' di lustro, un po' di prestigio, sul campo, facendo un documentario, ti è mai capitato di avere una soddisfazione grossa a livello umano? Sì, tante volte anche durante lo stesso prodotto, la produzione dello stesso documentario. È capitato con il primo documentario che ho fatto, Bucura. Ce l'abbiamo anche qua. Ecco. E, perché è stato registrato, è stato prodotto nella zona in cui abito, quindi persone che io conoscevo, credevo di conoscere a fondo, ma nel momento in cui sono state protagoniste, quindi hanno dovuto parlare di loro,
della loro vita, ho scoperto tante sfaccettature che non avrei mai immaginato di queste persone. E poi nell'ultimo lavoro a Bucarest, con i ragazzi che vivono nelle fogne a Bucarest, è stata molto, molto intensa come esperienza, e lì a livello umano si percepisce tanto. Io quando sono risalito dalle fogne, ricordo di aver avuto proprio una crisi di pianto, una vera e propria crisi emotiva, perché siamo scesi veramente nell'inferno lì sotto, e quando siamo risaliti e abbiamo rivisto letteralmente la luce, è stato veramente uno tsunami, una tempesta di emozioni. E la prima cosa che ti viene da pensare, non so, è la tua famiglia, al fatto che tu ne abbia una, al fatto che tu abbia una vita completamente alla luce, secondo tutti i punti di vista, e invece altre persone lì sotto no, diciamo così. Al centro c'è sempre la voglia di queste persone di raccontarsi, che siano persone, sai, del paesello, di Bucura, appunto, che comunque hanno una vita normale, per quanto si possa dire, che siano invece ragazzi che vivono al di sotto delle fogne. La voglia di raccontarsi, di raccontare le proprie emozioni, quindi di rendersi protagonisti, fa emergere delle caratteristiche che ti scuotono, perché capisci che le emozioni, spesso noi ce ne dimentichiamo, sono veramente le stesse. Io la domanda che facevo a questi ragazzi lì sotto era, concludevo l'intervista sempre con la stessa domanda: che cos'è per te l'amore? O cosa sono per te i sogni? E ricordo la storia di questa ragazza di 25 anni, alla quale hanno tolto due bambini perché le condizioni non erano possibili. Sì, ovviamente. E lei disse, rispose alla domanda: quali sono i tuoi sogni? Dicendo, guardando, sai, immagina un po' la scena, guardando di lato, perdendo lo sguardo, e rispondendo: i sogni, ma quelli che io faccio la notte. Cazzo. Esatto. E lì noi siamo rimasti così a bocca aperta, perché lei aveva capito perfettamente la domanda, non era un problema di lingua o di, no? Però lei ci voleva far capire proprio perché esistono i sogni. Cioè, che domanda mi stai facendo? Cioè, i sogni sono legati alla speranza di poter fare qualcosa, e quella non ce l'aveva. Esattamente. E questa è una cosa che lì, sul momento, ti fa dimenticare di tutto. È difficile, perché ti fa dimenticare anche della ripresa, dell'inquadratura, ti fa dimenticare di tutto. E poi quando la vai a rivedere, che vai nell'appartamento a rivedere quello che hai girato, dici: ma dove cacchio stavo con la testa, casomai, mentre stavo riprendendo questa cosa, no? Però non è importante, perché alla fine quell'errorino anche tecnico viene assolutamente messo da parte dalla potenza della scena. Poi parliamo anche un po' di, diciamo, di come ti approcci tecnicamente al documentario. Adesso ti faccio una domanda veramente bastarda, scomoda e un po' da stronzo, però d'altra parte, se non volete domande da stronzi, guardatevi le interviste sulla Rai. Ah, perché non siamo sulla Rai? No, purtroppo okay. No. Allora, tu mi hai parlato giustamente di emozioni molto potenti, di reazioni umane che ti hanno innescato, anche delle riflessioni che hai sempre fatto ma che non hanno mai centrato il punto, no? Quando sei uscito dalla fogna finalmente hai capito, sì, cose che per una vita pensavi di aver sott'occhio, invece non le avevi centrate ancora. Quando ti trovi in quella situazione, tu stai avendo un rapporto umano con qualcuno e al contempo stai confezionando un prodotto, giusto? Dove finisce il cazzo che bomba, cazzo che bomba, cazzo che servizio che sto facendo, e inizia il Dio santo, sono umanamente devastato? Come dividi le cose, e se si mescolano a un certo punto? È successo varie volte, e non solo qui a Bucarest. Qui Bucarest è stata l'espressione maggiore. Stiamo andando in un altro canale, questo canale è... sembra essere in una strada molto grande, dove ci sono... quella è la nostra guida.
che in questo momento sta cantando e se ne sta andando via. Finisce dove comincia la dignità dell'uomo. Sia la tua, diciamo, come narratore, e sia quella di chi è ripreso. Perché? Perché sì, che scena bomba, mamma mia, stiamo nelle fogne di Bucarest, è buio pesto, stiamo camminando su un letto di siringhe, immagini forti, ragazzi che vivono lì, ok. Però a un certo punto, quando ti pervade, quando sei preso da questa bomba emotiva, devi riuscire a capire, ma è una mia personale riflessione, certo, devi riuscire a capire dove è il limite entro il quale tu puoi spingerti nel raccontare la storia di questi ragazzi. Perché? Perché quando si trattano temi così forti, lo scoop è sempre in prima, no? In prima fila. E lì sotto le immagini potevano essere ancora più forti. Perché? Perché questi ragazzi sono tutti tossicodipendenti, sì, sono tutti affetti da HIV, cammini letteralmente su un letto di siringhe, io mi sono preso un fungo al dito, per dirti. Solo entrando, non ho toccato niente, solo entrando con due paia di guanti. Due paia? Mi sono preso un fungo al dito, fortunatamente nulla di che. Però ecco, le immagini erano molto forti e ti fermi per rispondere alla tua domanda dove? Dove capisci che stai creando un danno a questa persona? Perché queste persone sono sfortunati, sono fantasmi della società e l'obiettivo principale è sempre quello di dare voce in senso positivo per comunque una risoluzione del problema, possibile risoluzione. Quindi dare voce, dare eco, riportare alla ribalta un problema che casomai era stato accantonato, cercare di migliorare la loro vita, non sfruttare il loro dramma solo per fini commerciali o comunicativi, eccetera, eccetera. Quindi ci si ferma lì, dove inizia la dignità di queste persone. Quindi non tanto la tua dignità di documentarista, ma quanto il rispetto della dignità altrui, perché non che puoi... poi forma la tua dignità da documentarista, credo io, no? Ci sono anche degli sciacalli, immagino. Pieno di sciacalli, pienissimo. E anzi, proprio su questo tema ne ho visti molti, molti, che vanno alla ricerca della foto tosta, della foto con la siringa piantata nel braccio. Certo. È un tossico, non è uno scoop, sì. Cioè non c'è nulla di nuovo, va bene? Cioè parlando in termini molto freddi, fai una foto al braccio con la siringa e il ragazzo in agonia. Sì, è una foto forte da un punto di vista visivo, ma non racconta nient'altro che il problema della tossicodipendenza, che è un problema che dagli anni 80 è stato largamente dibattuto. Ed è una foto che posso fare anche nella mia cittadina. Assolutamente sì. Quello che non posso fare nella mia cittadina è prendere le esperienze di vita di chi vive nelle fogne, è costretto a vivere nelle fogne, a Termoli che io sappia. Ecco. Nessuno vive nelle fogne. Fortunatamente. Anche se c'è il depuratore che ci scarica un sacco di monnezza a mare, quindi molti turisti hanno vissuto nelle fogne per una settimanella. Allora, mi fa molto piacere che tu abbia questo approccio al documentario, mi fa piacere che stiamo facendo questo video, perché secondo me tante persone hanno un'idea un po' strana del documentarista e molti pensano che sia quello che si apposta e aspetta che il leone si ingroppa la femmina. È anche quello, diciamo. Però diciamo che fatto nel modo in cui lo fai tu, il coinvolgimento emotivo rischia veramente di arrivare a livelli estremi, perché sì, ti può dispiacere perché magari la femmina di leone non andava proprio di trombare in quel momento, però si ferma là. Te invece fai una cosa tosta che ti giuro io non so se riuscirei a fare, a portare avanti con la giusta lucidità. Scusate, piccola interruzione giocosa. E via. Ecco. Dicevamo, tu fai questi documentari e basta con la palla, mettiti giù. E giustamente ti servi di alcuni strumenti per confezionarli al meglio. Immagino che nel tuo campo tutto sia un po' un compromesso
tra portatilità, ergonomia e risultati. Di che ti servi? Allora sì, è assolutamente vero, c'è un compromesso a un certo punto da rispettare, perché lo spazio tante volte è minimo nei bagagli, proprio perché si viaggia generalmente leggeri, e in aerei, in viaggi anche a volte avventurosi, in situazioni insomma non poco confortevoli, è giusto avere una strumentazione il più possibile ridotta in dimensioni, ma che abbia delle prestazioni soddisfacenti, non il top, soddisfacenti. Io personalmente viaggio sempre con GH5 della Lumix, che è un vero trattore, insomma, in tante situazioni è ottimo. Parliamo di uno dei modelli più blasonati e più apprezzati di Panasonic, sostanzialmente. Sì. Io venivo già da GH4, che è stata la cam del mio cuore, veramente. Portata ovunque, alla sabbia, al freddo, non è mai successo niente. Invece GH5 è forse un pedino, la percepisco un pedino più delicata, però comunque standard altissimi di maneggevolezza, anche perché è bella ergonomica. E la A7R2, che è una gran macchina, io la uso per la fotografia e anche in alcuni casi con scarsa luminosità per i video, perché insomma ha una tenuta dell'ISO abbastanza alta. Sai, nei momenti in cui non puoi, devi riprendere qualcosa al volo, non puoi gestire la luce proprio per tempo, per situazione, allora è un banalissimo plug and play. Cioè, a volte bisogna rinunciare anche a quei momenti di nerd settings, capito? Sì. Dobbiamo impostare l'ISO, il tempo di eccetera eccetera, perché la scena è lì e devi prenderla. Quel caso immagino che a te faccia comodo una macchina che sappia leggere in maniera realistica la situazione e restituirti un'immagine il quanto più decente possibile. Esatto. Perché la messa a fuoco, per esempio, Sony, è importante. Innumerevoli punti di messa a fuoco sono importanti, anche la velocità di messa a fuoco è importantissima. E poi, questo per quanto riguarda le riprese a terra, per quanto riguarda le riprese aeree, che non sono tantissime nei prodotti che faccio, perché non sono un amante delle riprese aeree, porto con me il Mavic Air, che è perfettamente il giusto compromesso tra portabilità, perché è piccolissimo, e qualità, perché comunque mi può registrare un 4K tranquillamente a 60 fps, credo addirittura. Quindi insomma, basta e avanza, come si dice nel linguaggio tecnico. Sì. A proposito di droni, ti racconto un aneddoto. In Giordania mi trovavo al confine tra Giordania, Israele e Palestina, è un lembo di terra vicino al Mar Morto, ed è uno scenario molto suggestivo, molto bello. E allora ho detto, dai, faccio volare il drone qui, no? È stupendo. E avevo il 3% di batteria del telefono e il Mavic, il joystick del Mavic Air non ha uno schermo, quindi bisogna necessariamente passare attraverso l'applicazione, quindi lo schermo del telefono. Quindi insomma, ho acceso il drone, ho acceso il radiocomando, ho inserito il radiocomando con il telefono e ho visto che era scarichissimo e non si poteva fare. Quindi ho detto agli altri compagni di viaggio, ho detto, ragazzi, va bene, basta, non si fa più niente. Nel frattempo però abbiamo visto che nel territorio di Israele si è alzato un drone, ma grande, enorme, nero, veramente grande. Lì per lì abbiamo detto, boh. All'interno del nostro gruppo c'era poi un carabiniere italiano che abbiamo conosciuto lì in Giordania, e lui fa, ragazzi, forse è il caso che andiamo via, perché secondo me loro hanno intercettato il segnale radio del radiocomando appena acceso e quindi si sono attivate delle misure di sicurezza. Lì per lì ho detto, vabbè, dai, sì, ok, ci può stare, però insomma, ci rimettiamo in macchina, costeggiamo il Mar Morto, c'è una strada che costeggia proprio il Mar Morto, e il drone, incredibilmente di Israele, il drone di Israele ha cominciato a fare il movimento laterale seguendo la macchina. È stato inquietantissimo, perché lì abbiamo capito che era esattamente per il segnale radio che noi avevamo generato con radiocomando. Una volta passato l'angolo, no? Una zona montuosa, e il drone non ci ha più seguiti. Il punto è, quindi, voi immaginate, cioè, far volare il drone in quella zona, quanto in realtà era pericoloso.
perché effettivamente io non sapevo dove finiva il territorio della Giordania e dove cominciava quello di Israele. Quindi io sono sicurissimo che se avessi fatto volare il drone sul Mar Morto l'avrebbero impallinato sicuramente. Sarebbe stata una storia bella da raccontare, ma anche no. Insomma. E il bello del reportage è questo, certo, che non ci si sofferma troppo sull'aspetto tecnico della deve essere fatta bene, però non ci si sofferma troppo come insomma, un wildlife, appunto, sì, la nitidezza estrema, anche a volte finta, sì, se vogliamo, nel reportage non è assolutamente richiesta, anzi, proprio nei canali di Bucarest di cui abbiamo parlato, le immagini a una prima visione sono disturbate dalla nebbia, le lenti si appannavano, con un fazzoletto dovevamo ogni 5 secondi pulire la lente. Poi mi hai detto c'è stato un momento di crisi assoluta per lo schermetto della Sony, giusto? Fine, Sony zero, è andata in palla totale. Perché? Perché fuori c'erano meno 4 gradi, a febbraio Bucarest fa molto freddo. Lì sotto ce n'erano 30. Si è creato un litro e mezzo di condensa nello schermo. Esatto. Quando siamo scesi, la Sony è andata in palla totalmente. Ha smesso di funzionare lo schermo. Infatti mi ero anche spaventato perché ho detto, beh, ciao, è finita, insomma. Sì. E poi fortunatamente si è ripresa e abbiamo Senti, continuato. Abbiamo parlato di strumentazione. Tu mi stai portando questa palla in maniera ossessiva. Abbiamo parlato di strumentazione, questa è strumentazione che, per quanto piccola, per quanto compatta, essendo comunque sia buona strumentazione, ha un costo abbastanza sostenuto. Sì. E il budget per progetti come questo non risiede solo nella strumentazione, risiede nel tempo che ci vuole per ottenere dei permessi, risiede nel tempo che ci vuole nella spesa che c'è nel viaggiare, nello spostarsi, biglietti aerei. Quindi sostanzialmente immagino che al momento per te il budget sia un bel muro. Ti faccio quest'ultima domanda: se tu non avessi problemi di budget, sempre nei limiti del budget che deve avere un documentario, sostanzialmente non andiamo a budget hollywoodiani, però se non avessi limiti di budget e avessi anche un minimo di troupe da portarti dietro, che cosa ti piacerebbe fare? Guarda, è difficile scegliere tra quelle 100 idee, sì, che ci sono. Una me l'avevi accennata. Ed è credo che sia ancora quella lì, cioè l'Antartide. Andare in Antartide è l'Antartide è un sogno, fa parte di una storia personale, di un libro che ho letto anni fa e che ha cambiato veramente la mia vita, che è Sud di Ernest Shackleton. Storia di uno dei viaggi dei primi del Novecento, le scoperte antartiche. Quando dovevi avere dei coglioni quadrimensionali. Quando il Gore-Tex era ancora... non era giornale. Nemmeno, esatto, giornale e pelle di foca, che viene ancora usata, tra l'altro. Niente, l'Antartide per documentare le condizioni di vita estreme dei ricercatori nelle basi in Antartide. Mm. Tu pensa che ci sono basi dove in inverno vivono dei ricercatori almeno per un anno e vivono tanti mesi di buio, che non c'è il sole. Quindi la condizione di isolamento che loro vivono è estrema, è quasi quella degli astronauti, che percepiscono lo spazio al di fuori della loro navicella come indefinito, indefinibile. E forse è anche peggio, perché l'astronauta almeno passa per figo. Esatto. Però nessuno parla di questi poveri stronzi. Esattamente. Quindi è una cosa abbastanza... E tu quindi avresti, ipoteticamente, le palle monumentali, se mi permetti, di chiuderti là. Perché là non è che tu vai e dopo una settimana ti sei rotto le palle. Non puoi tornare. Cioè tu non puoi tornare. Perché anche soltanto essere portati lì ed essere portati via è un'impresa titanica. Quindi non faresti questa cosa per un tot per poi tornare a montare girato qui, nella bella Italia col clima mite. Esatto, io ho il progetto Antartide, è un progetto che 2 anni fa stava partendo. Mm-hmm. Avevo avuto un colloquio con una delle agenzie che lavora lì in Antartide e avevo presentato la mia idea e le motivazioni che mi spingevano a fare questo progetto, e il primo colloquio è andato benissimo, Bologna, dove vivo. E l'unica è che appunto avremmo dovuto trovare altri sponsor per finanziare tutte le altre spese, che sono, capirete, in Antartide notevoli. Notevoli, perché
perché prova a pensare, puoi andare in qualsiasi posto del mondo, se mai tu volessi andare nel posto più lontano, puoi andarci, hai tanti soldi, hai un budget e ci vai. In Antartide non puoi, neppure se sei pieno di soldi, perché muori, sì, no, essenzialmente. Mi dicevi che, mi parlavi prima di una cosa che è abbastanza inquietante, cioè mi hai detto, ci sono posti nei quali si riesce a sopravvivere senza l'apporto della tecnologia moderna, sì. No? Cioè tipo nel deserto, che comunque è un clima ostile, è un posto de merda, sostanzialmente. Direi. C'è questo sapere, questa conoscenza degli autoctoni che li porta ad avere dei life hack che sostanzialmente li portano a finire la giornata nel migliore dei modi, cioè verticali, giusto? Più delle volte. In Antartide mi dicevi che senza un'installazione tecnologica all'avanguardia non fai una sega. No, esatto. In Antartide è impossibile vivere senza l'ausilio della tecnologia. E parliamo anche di tecnologia di un certo livello, unita comunque alla caratteristica umana dell'adattamento, certo. Tipica caratteristica umana. Cosa voglio dire? In Antartide, nei mesi invernali, quando c'è molto vento, la temperatura può arrivare anche al di sotto degli 80, 90, meno 90, meno 100, addirittura. Temperatura percepita, chiaramente. All'interno delle basi si sta in maniche corte, bene. Esageriamo, però è possibile vivere. È possibile vivere perché? Perché la tecnologia permette alle persone di vivere in un posto meno 100 in maniche corte. Cioè, mentre mi parli di questa cosa, a me viene in mente tipo una colonia di Marte. Sì. Devi stare calmo, Tof. Praticamente è un posto de merda nel quale tu riesci a sopravvivere perché ti sei creato l'ambiente, ti sei fatto un nido e quindi ci stai. Pensa che tra le basi che ci sono in Antartide c'è la base della Sud Corea, una base nuovissima, che vi invito a vedere delle immagini anche su YouTube, è pazzesca, letteralmente pazzesca, è super all'avanguardia, è all'interno, è enorme, con questa architettura futuristica, e all'interno della base hanno ricostruito delle serre gigantesche, loro coltivano in Antartide. Quindi una canna ogni tanto se la fanno pure loro. Devo dire che con uno scenario del genere, chissà. Cioè, è tutto veramente molto simile alla vita degli astronauti, come la stai raccontando, e capisco il tuo desiderio di andare. Da una parte non lo capisco un cazzo, dall'altro lo capisco fortemente, perché comunque è un isolamento che può portare anche al rincoglionimento, no? Sì, ci sono stati tanti incidenti nel passato, tanti per modo di dire, di persone che hanno avuto... andate giù di testa in Antartide. Ricordo un episodio di, credo fosse un ucraino, insomma il collega gli svelava tutti i finali dei libri. In Antartide può essere mortale o una cosa faceva, del genere. Faceva questa, ecco, già è difficile farlo, no? Qui, se io ti dicessi la fine di un film, no? Per dire, mi linceresti. Tu pensa in Antartide, dove il libro in quel caso diventa una delle pochissime attività che tu hai per uscire fuori da quelle quattro mura. Quindi svelando sempre i finali di questi libri, anche un po' a scherzo, no? Un po' di scherzo, è stato accoltellato dal collega perché è andato giù di testa e accoltellato. Oppure famosissimo un altro episodio di un medico, non ricordo la nazionalità, che si è operato di appendicite da solo, perché era lui il medico della base. E c'è anche lì un'immagine online da poter vedere. Insomma, l'Antartide è un... Non la metto, cioè tranquilli che non la metto, mi svenite qua dove... No, ma è allucinante. Perché non ci sono due medici in una stazione? E all'epoca ce n'era uno, era quello lì e... Danno per scontato che il medico non si ammali, che è una stronzata sostanzialmente. E in situazioni estreme, come pensa, non so, anche le spedizioni che venivano fatte nei primi anni del Novecento, c'era il medico. Pazzesco, ragazzi, ci sono posti del genere, tu vai in vacanza, fai no, vado lì che c'è la Sagrada Famiglia, no, vado lì perché c'è questa... Vai in Antartide perché non c'è un cazzo di niente
ed è quella l'attrazione, e soprattutto il cazzo di niente è anche mortale. Ci sono i pinguini, però. Ci sono i pinguini, Polo Sud, giusto? Polo Sud. Perché i pinguini al Polo Nord non ci sono, perché dici che fa freddo. Polo Sud, temperature sono più... Si sta benone. Vabbè, su queste stronzate, ragazzi, io direi che possiamo chiudere questo video. Io saluto Giuseppe, sei stato gentilissimo. Grazie, ragazzi, andate a dare un'occhiata a Fotoracconti di Viaggio, c'è un canale YouTube, ma non solo, c'è anche altra roba. C'è anche la pagina Facebook, sì, e profilo Instagram, insomma, tutti i social più... Okay. Giustamente, siccome noi siamo giovani, le mettiamo in descrizione. Giovani, le mettiamo in descrizione queste cose, così se avete voglia vi andate a fare una cultura su tutti quei posti che sono meravigliosi, perché ti ammazzano. Bella questa presentazione.